Allora, siamo qui con due pilotini che rivedremo in azione adesso in questo fine settimana al Mugello. Michele Pirro ovviamente sarà con la Moto E, no? Mi sembra che prende il posto di Matteo Ferrari e Matteo fa con la... No, non funziona Ah, non così. era così sto No, weekend. non era... no, perché lui mi ha detto così prima. Mi piacerebbe. Ma secondo te, Matteo... Con la tua Desmo 16, cioè è più giovane, dai, deve andare più forte sicuro. Deve andare più forte sicuro, quello è la sicurezza nelle corse non c'è mai. Di sicuro al Mugello, tra tutte le griglie, sono il più vecchio, Quello non c'è questo è dubbio. sicuro. Questo lo dice la carta Senti, d'identità. cosa ci aspettiamo adesso? Perché ovviamente tu guiderai una Desmo 16 come al solito, super bombardata. Gigi ti farà provare di tutto, no? Dai, adesso non abbiamo l'esigenza di fare delle cose strane perché la moto è veramente competitiva e l'abbiamo dimostrato. Sicuramente c'è qualcosa che dovrà fare dei chilometri e dovremo portare avanti comunque sempre lo sviluppo e quindi sarà bello tornare da wildcard, da tornare colorato comunque a Ruba, visto che qui a Misano hanno dominato anche questo weekend. E quindi sono contento, fiducioso e spero di fare del mio meglio da subito. Senti, ma gli dai dei consigli quando vai nel suo box? Perché tu anche la Moto E, insomma, l'hai sviluppata, no? Ma adesso la prima gara alle mani non c'ero, però sicuramente al Mugello ci possiamo confrontare, ma Matteo comunque è bravo e veloce, ci siamo confrontati anche prima dei test e ha dimostrato, a parte gara 1, che gara Dove non 2 c'è, non c'era, non c'era. niente da dire. Alemanna ha dimostrato che comunque l'uomo da battere o comunque uno dei più veloci e quindi mi aspetto che al Mugello possa fare la differenza e possa far bene. Senti, tu la Moto E al Mugello l'hai già guidata? L'anno scorso, l'altra, L'altra, non quindi questa. questa qua non l'hai guidata ancora. Questa qui no, sarà Cosa prima ti step. aspetti? Comunque hai già corso e vinto nella seconda manche a Le Mans. Cosa ti aspetti dalla V21L, mi sembra che sia la Esatto, sigla, esatto. lì al Mugello che c'ha quel bel rettilineone, insomma. Ma devo dirti che no, non vedo l'ora di andarci perché comunque in tutte le piste siamo andati molto più veloci e ci siamo divertiti tanto. Abbiamo passato di media dai 3 secondi ai 3 secondi e mezzo, quindi potremo andare sotto il 56 secondo me. Ed è un signor tempo secondo me, visto da dove siamo partiti con la Moto E, col peso che aveva e dove siamo arrivati oggi. Quindi niente, dai, dobbiamo partire da venerdì mattina, lavorare bene come abbiamo fatto Le Mans, e sarà importante partire come sempre nelle prime due file e poi vediamo di giocarci Senti, ma la gara. il tuo obiettivo, diciamolo chiaramente, tanto Michele non ci sente, è fargli le scarpe a Michele, Certo, sì, fondamentalmente, perché adesso sicuramente. abbiamo scherzato, ma qui girano voci che prima o poi, insomma, su sto Desmo 16 ci sali pure Ma allora, intanto le ho provate tutte e mi manca la MotoGP. Siccome lui ancora fino a 40 anni ci deve dare un po' di gas, magari qualche volta si Secondo me, rifà sto fare due. all'allungamento del contratto l'ha fatto apposta, Apposta, sentiva la pressione, sentiva la sentiva. pressione, ha detto almeno devo arrivare a 40. Non si sa mai, io la tuta la porto sempre dietro, quindi se dovesse capitare di fare proprio due giri va benissimo, li faccio. Benissimo. Allora, ragazzi, mi raccomando, venite tutti al Mugello. Ma tu ci sarai, Paolo? Vieni. Purtroppo per voi sì, ci sono, E capito? il cameraman ci sarà? Il cameraman non ci sarà, ma sarà al Sachsenring. Sarà al Ha detto che gli Sachsenring, piaceva molto come capito? trasferta No, e perché quindi. appunto è uno dei migliori circuiti, lo sappiamo, no? Il Sachsenring, del resto si deve iniziare, per cui... Devi fare la gavetta Esatto, e e quindi al Sachsenring. comunque. Però in ogni caso, dico, cari lettori, ricordatevi che noi di GP1 abbiamo 10 biglietti per voi e tra l'altro quelli che utilizzeranno questi 10 biglietti ci inventeremo un appuntamento al classico casco e magari porteremo qualche pilota con noi per così il nostro solito Possiamo cazzeggio. dire ai lettori di GP1 che anziché ascoltare le notizie dal web, di venire sul posto e viverle di persona. Esattamente, anche Quindi vi perché aspettiamo al Mugello, esatto, alla anche perché con grande. un telefonino in tasca potete comunque leggere GP1, per cui non c'è problema. Facile. Grazie Michele, grazie Grazie. Matteo, Ciao a a tutti, a presto. presto.